volte non capisco come vengano scritti questi libri. Perché l'autore ha deciso di scrivere tutte le lettere all'incontrario? Così è veramente scomodo informarsi. Va bene, dai, lo leggerò più tardi. Oh, oh, Alina, ciao! Bruno, perché hai ordinato così tante bombe da bagno? Devi aver speso un bel po' di soldi! Alina, non ho ordinato nessuna bomba da bagno! Qui ce n'è una valigia intera! Perché il corriere ce li ha portate? Alina, ascolta, non prendere più niente da quel corriere, ok? Perché ogni volta che quel corriere ci porta qualcosa, poi finisce sempre male per noi, capito? C'è anche una bomba da bagno Huggy Wuggy che non abbiamo mai fatto! Oh, aspetta, sono tre gatti! Che edizione avremo? Ascolta, che ne dici se le buttiamo tutte insieme nella vasca e vediamo cosa succede? In questo momento sono proprio le 3 del mattino quasi. Vuoi buttare tutte le bombe da bagno nella vasca ora alle 3 del mattino? Cosa? No, no, no. Così le avremo tutte e dovremo affrontarle contemporaneamente. Pensi ce la potremo fare? Beh, ascolta, prima di tutto ho notato che questo set di bombe da bagno è un set da collezione, un'edizione speciale, perché ho notato che qui sotto ci sono tutti i cattivi e qui c'è l'uomo ragno. Senti Bruno, so che se stai architettando qualcosa è difficile farti cambiare idea e che mi toccherà mettermi d'accordo con te, affrontare il problema e aiutarti a salvare. Ma no, li butteremo comunque tutti nella vasca. L'uomo ragno ci aiuterà casomai ad affrontare tutti questi cattivi. E se uomo ragno è Xy? Vienam? Sì. Allora Alina, significa che questo sarà un video così bello che supereremo tutti gli altri videoblogger per numero di follower, capito? Vado a riempire la vasca da bagno. Ragazzi, se vi piace questa idea scrivete dei commenti. Sì, usate tutte le bombe per il bagno. E se non vi piace come a me, scrivete no, non dovreste farlo. Oh, Alina, l'acqua è già pronta. Entra, entra. Senti, queste volte mi hanno detto che non è necessario entrare nell'acqua, basta usare le bombe da bagno. Ascolta, se non vuoi entrare nella vasca da bagno, basta che tu lo dica e io ci entro. Per far sì che funzioni, devi entrare nella vasca da bagno completamente vestita e poi lanciare la bomba. Il venditore mi ha detto che non era necessario, quindi beh, oh, capisco, volevi solo lavarti, allora dillo, parassita. E inoltre il venditore ti aveva detto che sono stato io a ordinare quelle bombe da bagno, ma non è così. Per questo non dovresti più fidarti di quel venditore. Come sempre te lo sei dimenticato. Allora, mi immergo completamente in quest'acqua calda. Wow, è la prima volta che questo bagno è caldo. Era sempre stato così freddo. Bruno, allora quale bomba sganciamo per prima? Ma come, quale? Abbiamo un mucchio di bombe, allora buttiamole tutte dentro. Sei sicuro di doverle buttare dentro tutte assieme? Che ne dici invece di una alla volta? Non sono mai stato così sicuro in vita mia, Lina. Ehi, uomo ragno, salta anche tu qui dentro. Guarda Alina, non sta succedendo niente, assolutamente niente. Meno male che non sta succedendo niente. Dai, esci, andiamo a letto. Oh, Alina, sta succedendo qualcosa, Alina. L'uomo ragno ha iniziato a dissolversi, a assimilare. Oh, sembra che adesso ci aspetti un'avventura. Alina, ma questa volta sta accadendo in maniera particolare. L'acqua è molto calda. Oi, 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 oi. E perché tutta l'acqua è rossa? Oh, guardate, tutta l'acqua è diventata del colore dell'uomo ragno. Pensi che sia arrivato l'uomo ragno? In realtà naturalmente vorrei che venissero tutti, visto che abbiamo lanciato le bombe di tutti. Ma se c'è solo l'uomo ragno, almeno facciamoci una foto con lui. Ok, se pensi che sia uomo ragno, allora dov'è? Dovrebbe essere proprio qui come al solito, vedi? Forse è nella stanza grande, andiamo a vedere. Non sono sicura che sia venuto solo l'uomo ragno. Ehi, uomo ragno, ma dove sei? Non è qui, è così brutto, è meglio non guardare cosa c'è. Uomo ragno, ehi, Spider-Man. Ehi Alina, credo che alla fine ti abbiano dato delle fake bombe da bagno. Dai, stavo funzionando, non iniziare, stavo funzionando meraviglia, dai. Qualsiasi bomba da bagno fa le bolle. Guardiamo meglio. No, non c'è nessuno, Alina. Dai, andiamo a svuotare la vasca. E basta, facciamo un bel video. Vabbè, allora
svuotala. Ora svuoto questa vasca. Oh. Alina, guarda quanto è spaventosa quell'ombra! Ha anche qualcosa di enorme in mano! Sta guardando proprio verso di me! Alina, guarda, ha un coltello! Bruno, ti mangio! Ecco, di chi hai paura? Sei buffo, Bruno! Io pensavo che le bombe stessero iniziando a funzionare! Ok, facciamola finita! Sei proprio un fifone! Ok, svuotiamola! Cosa c'è, Alina? Via, via! Alina, scappa, dai, scappiamo! Alina, Alina, ora mi cambio e proseguiamo! Dove stai andando? E se esce? Ok, ti aspetto! Ma dov'è Bruno? Alina, ecco, mi sono cambiato! Forza, scappiamo adesso! Aspetta, se Jason allora è qui e allora abbiamo usato la sua bomba, questo vuol dire che anche gli altri che abbiamo usato sono qui! Spero che l'uomo ragno sia già qui nel nostro studio! Non è l'uomo ragno! E anche Wagi! Oggi sembra più arrabbiato del solito! Ci ha visti Alina. Adesso cosa facciamo? Andiamo. Qui, andiamo da questa parte, andiamo. Aspetta, se cagli uaghi lì potrebbe essere qualcun altro da qualche parte. Ok, diamine, perché non abbiamo svuotato la vasca completamente? Dovevamo svuotarla tutta. Avremmo avuto una possibilità in più. Poi, tre gatti. Tre gatti. Oh, Alina, quei tre gatti ci hanno teso una trappola di biglie. Guarda, possiamo andare dall'altra parte. Sì, andiamo, ci avete fatto così. Sì? Oh, è la luna. Bambini cattivi, ora spengo le luci così potrete andare a dormire. Non c'è nessun posto dove potete andare, nessun posto, siete in trappola. In trappola, Alina! Abbiamo urgentemente bisogno della nostra illuminazione di emergenza! Stavo pensando la stessa cosa! Ragazzi, abbiamo una luce di emergenza e di questo colore rosso e funziona senza elettricità! E sai come allora attivarla? Lo so! Cliccando sul tasto iscriviti! La luce di emergenza rossa funziona con il pulsante di sottoscrizione rosso, quindi ragazzi, trasformate il pulsante rosso in grigio! E l'energia del pulsante rosso attiverà ovviamente la luce di emergenza! Se avete idea di cosa stia succedendo in questo momento, allora iscriviti ora al nostro canale, così avremo la luce d'emergenza, forza! Qualcuno si è già iscritto! Ragazzi, siete fantastici! Le luci si sono accese! Ah, Luna! Ora noi riusciremo a sfuggirti! Oh, ecco, Alina, guarda! Ora puoi vedere le biglie, facciamo in modo di non scivolarci sopra! Attenzione, c'è un'altra biglia. Se la calpesti rischi di fare una capriola. Andiamo. È tutto, forza. Dove andate? Non mi sfuggirete comunque. Biglie, quei tre gatti hanno rovinato tutto. Non c'è problema, li prendo io. Dai. Bruno, si è dimenticato di te stesso. Ma prendiamoci. Forza, serve qualcos'altro. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Nessuno può entrare qui adesso. Dobbiamo aspettare fino al mattino, perché all'alba tutti i mostri scompariranno. Senti, hai idee di come... Senti, ho un'idea. Ho ancora il numero del venditore che vende ogni sorta di cose per eliminare i mostri o le presenze di mostri. E io ho il numero perché lui mi ha lasciato il suo biglietto da visita. Quindi adesso lo chiamo. Mi avete chiamato?
cosa mi serve? Sì, abbiamo chiamato. Ma... Adesso... Ma lei è arrivata così subito. Appena l'abbiamo chiamata, lei subito qui. E che cos'ha con la sua faccia? Oh, mi avete confuso con mio fratello, che al momento è in vacanza su un'isola. Riposare! Sì, ok, va bene. Guarda, dai, c'era una vera e propria catastrofe in arrivo. Un mucchio di mostri. Ne abbiamo già visto due, di sicuro tre. Comunque, il problema è che io e Alina abbiamo gettato nella vasca tutte le bombe da bagno che Alina ha portato in studio. Ed è stata una sua idea. No! Credo che l'abbia ordinato Bruno. Non sono stata io. Vittore, mi creda, mi creda. Bruno, sei tu che hai ordinato tante bombette. Ma io so come posso aiutarti in tutto questo. Ma io... Ma io non ho ordinato nulla, sta mentendo! Invia solo un ordine e poi chiede di pagare! Hai dimenticato di nuovo! Vabbè, chi se ne frega, già fatta! Ok, ora come facciamo a sbarazzarci di tutti i mostri che sono entrati nel nostro studio, venditore? È necessario svuotare la vasca che contiene tutte le bombette! Tutto qui, basta fare solo questo e tutti scompariranno? Lo facciamo sempre così! Dai, allora facciamo così, visto che è così facile! Non sarà facile arrivare alla vasca delle bombe, perché... Ci saranno molti mostri e sarà la missione più difficile della vostra vita. Sta bleffando, ce la faremo da soli, Alina, possiamo farcela. Non ce la facciamo sempre, Bruno, hai capito? Dov'è il venditore? Sì, veramente. Sai cosa mi preoccupa di più? Non ha avuto alcun problema a superare la nostra barricata. Perché è molto pericoloso restare qui e me lo ci sentiamo svuotare la vasca. Ok, prendo il retino e tu la corda. Più tardi ti spiegherò perché. Certo che lo vedo, sono qui anch'io. Ma cosa sta facendo Cartoon Cat con la nonna di Granny? Miau, nonna Granny, stai indietro, ti detesto. Puzzi terribilmente, miau, non avvicinarti nonna. Non mi prenderai nonna. Ma dove stai scappando? Finché lei corre dietro al gatto, noi avremo il tempo di percorrere questo lungo corridoio. Forza, 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 andiamo, 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 Alina, forza, forza, forza. Forza. Beh ragazze, a proposito, ho visto tutto questo e mi sono ricordata del nostro Barsi. Ma voi ragazze avete un animale domestico? Se sì, scrivete nei commenti chi è e come si chiama il vostro animale. Il nostro Barsi, te lo ricordi? Il tuo Barsi, io ho Mursik. Andiamo, forza, andiamocene. Oh ragazzi, come sono felice di avervi conosciuto. Perché volevo mostrarvi il mio nuovo superpotere. Tornado! Sonic! Ciao Sonic, come stai? Sembra un bel po' arrabbiato e ha una nuova abilità! Preparatevi! I problemi sono problemi! Con cosa ci difenderemo? Senti, io ho un piano! Dai, andiamo di qua! Ehi, Sonic, ho acchiappato il tuo vortice proprio nella mia rete. Cosa ne pensi del mio scherzo? È triste. Quindi c'è la possibilità di superarlo. Sì, andiamo. No, questo era il mio trucco preferito. Guarda, si era tristato per qualcosa. Senti, mentre lui si piange addosso, noi andiamo dove dobbiamo andare. Andiamo, 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 forza Lina, andiamo. È così triste. Oh, ma è il vero uomo ragno. Il gelataio. E anche il gelataio. Sembra che stiano avendo una sorta di discussione. Spider-Man, io ti odio. L'ultima volta mi hai fatto uno scherzo con Bruno. Non ho aiutato a fare nessuno scherzo. Io sono un eroe. Miserabile bugiardo. Uomo ragno è così abile nello schivare. Cos'è questo? Preso. Non puoi scappare, Spider-Man. Vado a mangiare il mio gelato alla vaniglia ghiacciato. È delizioso. Credo che l'uomo ragno sia stato congelato. Dai, aiutiamolo. È proprio congelato. Dai, uomo ragno,
come possiamo aiutarti? C'è un rimedio, lì dove è andato l'uomo dei gelati. Adesso ti aiuteremo, uomo ragno. E la Powder Dog, un piede qui e un piede là. Jeff, allora qual è il piano? Il piano sarà una trappola, Lina. Ora ci intrufoleremo in questa stanza e prenderemo la pozione. Lui è stupida. Jeff, sembra che questa scatola sia sempre stata qui, Jeff. Io ho la pozione, Bruna! Perché sei uscita da sotto la scatola, Lina? La scatola è viva, dobbiamo disarmarla! Alina, il piano B allora! Qual è? Butta la corda sulla videocamera! Jeff è legato. Jeff sta male. Jeff. Alina, scappiamo. Non sarà legato lungo. Forza, andiamo dall'uomo ragno. Corriamo, dobbiamo dare la pozione all'uomo ragno. Uomo ragno, bevi questo. Dai, dagli una goccia proprio dentro, forza. Uomo ragno, Jeff, ci stai scorrendo. Jeff, ora mi prende! Uomo ragno, aiutaci! Io non sono Spider-Man buono, ma sono Spider-Man XE! Oh, credo siamo finiti in un brutto inganno! Ci hanno ingannati! Dai, corriamo in bagno! Bruno! Perdenti! Devo fare qualcosa! Guarda, ascolta, a me sembra proprio che questo piano non funzionerà mai. Ma proviamoci. Dai, entra qui dentro. Dai, usiamo quest'acqua ora e poi sarà tutto finito e sconfiggeremo tutti questi mostri. Certo, è per questo che siamo venuti qui. Va bene, andiamo. Non male, credo che ce l'abbiamo fatta. Guarda, tutta l'acqua sta defluendo nello scarico, proprio dove deve andare. Beh, sembra proprio fatta. Allora andiamo a vedere il nostro studio pulito e senza mostri. Sono così contenta che finalmente abbiamo risolto con questi mostri. Ne ho fin qui, Che avventura che è stata. Ascolta, Lina, non ho mai avuto così tanti mostri in una sola volta. Oddio. Mamma mia. Ma che ci fanno qui? Mio Dio! Sono proprio qui! Ho capito, sono già mediato le porte! Giù! Alina, guarda quanti ce ne sono! La vita! Sono venuti tutti per noi! Alina, siamo in trappola! Non capisco! Bruna! Alina, dove diavolo siamo finiti? Non lo so, Bruno, è tutto così strano. Senti, credo di sapere dove siamo finiti. Non c'è cibo, Bruno, come possiamo sopravvivere senza il cibo? Niente panico, non farti prendere dal panico. Io so dove siamo adesso. Siamo finiti nel mondo di Rainbow Friends. Allora siamo nel mondo di Rainbow Friends. Mi piace tanto questo gioco, ma Bruno, non voglio restare in questo gioco. È tutto questo perché hai giocato 15 ore di fila alla nuova modalità di Roblox. Ti avevo detto che dovevi fermarti, Alina, e ora siamo bloccati in questa realtà. Senti, perché non andiamo a casa? Va bene. Bruno, smettila di scherzare. Guarda, è davvero chiuso. E non c'è il cibo. Per uscire da qui raccogliete tutti i cubi sparsi e portateli qua. Ciao, voce strana. Ma di quali cubi stai parlando? È come nel gioco. Guarda, ok, dai, finiamo in fretta questo gioco di Rainbow Friends nella vita reale e andiamocene a casa. Io non credo che sia così difficile. Ehi tu, voce strana, quando iniziamo? 3, 2, 1. La porta si è aperta. È ora di giocare. Attenzione! L'amico blu si è svegliato! E questo qui, se è quello del gioco, allora sarà molto difficile! Ma sei di cartone, non abbiamo nulla di temere! Va bene, andiamo, Bruno!
Bruno. Io non credo che sarà così facile. Ok, andiamo. Senti Bruno, ho completato questo livello migliaia di volte, quindi so cosa fare. Vai avanti e io ti copro le spalle, perché di solito da dietro non succede niente. Sei intelligente Bruno. Esci. Bruno, mi stavo guardando intorno e se fosse qui da qualche parte. Cos'è questa scatola? Non lo so. Guarda, non toccarla. Per ora è meglio non toccare proprio niente. A proposito, guarda, un cubo. Ragazzi, abbiamo trovato il primo cubo. Lo metto qui nel mio zaino. Ok, fai pure. Wow, guarda, sembra che tutto sia cambiato nel nostro studio. Ma non è il nostro studio. Ma cosa stai dicendo? Il nostro studio non è affatto così. Sì, penso che sia esattamente lo stesso. Solo che ora è abitato dai Rainbow Friends. Bruno, dai su, dobbiamo finire questo gioco il prima possibile, ho già fame. Hai giocato tutto il giorno a questo gioco e ora vuoi finirlo così presto? Il gioco in sé è molto interessante, ma giocarci nella vita reale fa paura. Ecco perché voglio finirlo il prima possibile. Guarda, c'è un comodino. È un armadio. Sì, è un armadio. È un armadio al 100% sicuro. Ah! C'è qualcuno nel nostro studio. E quel tizio con la testa blu. Alina, vuoi nasconderti lì dentro? Certo, che altro possiamo fare? È così che si fa. Senti, forse è una buona idea. Posso unirmi a te? Bruno, no, c'è poco spazio. Vai via, vai a cercare la tua scatola. C'è l'amico blu là fuori. Oh, cavolo. Alina, mi nasconderò da qualche altra parte allora. Che ci si può nascondere nel gioco, per questo mi sono nascosta qui. Spero che anche William Bruno riesca a nascondersi. Amico, dove? Posso nascondermi? Proprio qui. Ragazzi, mi sono nascosto proprio all'ultimo momento. Oh, credo che l'amico blu sia proprio qui. Ora cercherò di riprenderlo. Oh. Ah. È lui, ragazzi. Oh. 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 Ok, sembra che se ne sia andato. Ok, ora dobbiamo salvare Alina. Alina! Cavolo, Alina è seduta in una scatola tutta sola laggiù. Dobbiamo tirarla fuori in fretta prima che l'amico blu la trovi. E Alina! Alina! Ehi! E dov'è finita? Spero che non sia nelle mani di Blue Friend. Alina! Alina! Bruno! Spero che non sia stato preso. Hai preso Bruno? Dai, ammettilo! Oh, scusa, non volevo. Bruno! Oh, cavolo, l'ho preso di nuovo. Oh, ragazzi, forse dovremmo lasciare questo cubo qui. Trovate i rimanenti cubi! E quanti ne dovremmo trovare? Non riesce nemmeno a darmi un numero preciso, maledetto robot. Beh, ragazze, forse voi sapete quanti cubi devo ancora trovare. Beh, Bruno e io. È improbabile che Bruno trovi qualcosa, onestamente. Ragazze, fateci sapere nei commenti quanti cubi dovremmo trovare per finire questo round e vincere. Allora, avete già scritto qualcosa? Oh, ragazze, qui dicono che ci servono altri 3 cubi. E qui dicono che dobbiamo trovare 4 cubi in totale. Ho capito, ragazze, grazie mille per aver scritto nei commenti. Quelli che hanno scritto questi commenti sono ragazze fortissime e intelligenti. Devo trovare Bruno! 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 Bruno, dove sei? Vabbè, non c'è quello con la testa blu e non c'è né Bruno né i dati. Ragazzi, se vedete i cubi fatemelo sapere. Forse questo potrebbe funzionare come cubo. Guarda, se lo vedete così forse conterà. Sì, pensate di no. Oh, ragazzi, un cubo. Ora abbiamo questo e un altro che ho trovato in precedenza. Quindi sono 2 in totale. Questo significa che ne rimangono altri 2. Ragazzi, per fortuna che qui c'è la scatola. Ragazzi, sta controllando il nostro frigorifero. Non c'è cibo lì dentro, lo so. Ragazzi, mi ha quasi vista. Stavo fissando la scatola. Ho paura. Spero che Bruno sia bene. E se lo prendono, cosa faccio? Cosa faccio? Bisogna prendere tutti i cubi, così possiamo finire il gioco in fretta e trovare Bruno.
Alina, Alina, dove sei? Oh, credo che sia quello che mi serve. Quella voce parlava di alcuni cubi. Alina ne ha trovato uno simile. Ok, porto questo nella prima stanza e spero di incontrare Alina lì. Cavolo, Bruno, non ho ancora portato nemmeno uno. E l'improvviso è scomparso. Accidenti! Non ce la posso, dove nascondersi, mia zia! Oh, Alina! Sono io! Guarda, ho usato questo cartone di amico blu per camuffarmi, non si sa mai! Oh, stai lontano, stai indietro, amico blu, non farlo! Alina, sono io, William Bruno, io e te giochiamo insieme, cosa c'è che non va? Oh, ma questo è solo uno scherzo per te, sai quanto mi sono spaventata? E poi, dove sei stato? Io pensavo che ti avessero già catturato e che avrei dovuto cercare sia te che i cubi! Senti, perché ti preoccupi così tanto? Le ragazze sono sempre nervose per le piccole cose, sempre! Prima di tutto, io non ero scomparso, io ti stavo cercando! E dov'è il cubo? Ne è almeno uno? Sì, ce l'ho! Io stavo cercando te e ho trovato un cubo! Qui ce n'è un altro con una lettera! Credo che abbiamo trovato abbastanza cubi. Ehi, possiamo andarcene adesso? C'è rimasto un altro cubo. Questo è quello che mi hanno detto gli iscritti. Loro lo sanno bene. Ragazzi, grazie per aver scritto nei commenti. Come fanno a saperlo? Non lo so, sono le 11 a saperlo. Voi come fate a saperlo? Come? Ok, ragazzi, da quello che ho capito, dobbiamo prendere ancora un altro cubo. E io so dove trovarlo. Mentre ti cercavo, ho incontrato amico blu in una grande stanza e stava facendo la guardia a una scala. E probabilmente la sorvegliava per un motivo. Sicuramente quello che ci serve è all'interno di questa scatola. Beh, se l'amico blu sorvegliava la scatola, non c'è modo di avvicinarsi perché la sorveglia. E come solviamo questo problema? Io sono qui per questo. Io ho escogitato un piano. Tu credi di saperlo? Vuoi distrarlo? Con il tuo aiuto. Non è giusto. Non sono d'accordo. Forza, facciamo sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ho vinto io. Tu distrai l'amico blu e io prenderò quello che c'è dentro la scatola. Sono sicuro che il quarto cubo è lì. Ok, va bene, sarò io a distrarlo. Dopotutto sono la persona più brillante tra noi. Ecco così, forza. Forza ragazzi, io ho bisogno di voi. Ragazzi, dobbiamo distrarre questo tizio della testa blu. Ehi, tu stupido amico blu. Gli altri Rainbow Friends sono così stupidi. Non mi prendi. No, sei stupida. Ora tocca a me, ragazzi. Alina ha fatto un ottimo lavoro. Ora io devo prendere l'ultimo cubo. Ecco, probabilmente sarà in questa scatola. Ecco, hai sentito? Il cubo è sicuramente dentro. Come si apre questa scatola? Qual è l'equazione? Risolvete l'equazione e la scatola si aprirà. Ok, proviamo adesso. Ok, 10 più 5. Cavolo, non avrei dovuto saltare la matematica nelle ultime settimane. Allora? Almeno ho imparato a fare le addizioni, no? Ma non riesco ancora a capire il risultato. Se conoscete la risposta giusta, mettete subito in pausa il video e scrivete la risposta corretta per aiutarmi a trovare l'ultimo cubo. Ok, credo che abbiamo già delle risposte. Qualcuno ha scritto che la risposta è 15. E anche qui c'è scritto che la risposta è 15. Oh ragazzi, proviamo. Ok, 15. Avete sentito? Sembrava che si fosse attivato un marchingegno. Proviamo. Wow, si è aperto. Ragazzi, ecco l'ultimo cubo. Chiunque abbia scritto la risposta corretta nei commenti in questo momento è il più intelligente, davvero. Grazie mille per avermi aiutato a risolvere l'equazione. Va bene, ora devo tornare. Alina, ho trovato il quarto cubo! Alina, perché mi spaventi così? Dai, perché ti spaventi così tanto? È come un bambino! È soltanto l'amico blu di cartone. Anche tu sei come una bambina. Andiamo a mettere questo cubo al suo posto. Alina, smettila, sono qui, perché sei così rumoroso? È solo un'abitudine. Dai amico, perché non resti qui? Va bene, andiamo. Rimettiamo a posto il quarto cubo. Sì! Sì! Benissimo, ora possiamo andare a casa? I cubi sono spariti. L'ho detto prima io! E chi se ne frega? Ehi! Ci lasciate andare a casa adesso! Oh, perché all'improvviso si è fatto buio? Oh,
uscire, ma qualcuno ha portato via le batterie. Trovatele! Qualcuno ci sta impedendo di tornare a casa. In realtà nessuno ce lo impedisce. È solo che ci sono 3 livelli nel gioco e non ci lasceranno andare finché non le avremo superate tutte. Quindi dobbiamo superare questi 3 livelli e sopravvivere. Bene, andiamo a prendere le batterie. Guarda, un nuovo pannello per le batterie. Hai capito adesso? Dobbiamo posarle qui. Sì, lo vedo, Alina. Ascolta, ora sbrighiamoci a trovare tutte e 4 le batterie. Uff. L'amico verde è sveglio! Senti, quell'amico verde di che cosa è capace? Perché beh, io mi ricordo di quello blu lui. Ah! È di nuovo qui! Sì, è sempre stato qui. Senti, ti sei dimenticato cosa fa l'amico verde, davvero? Sì, non mi ricordo. Cosa fa l'amico verde? L'amico verde non vede niente, ma ha un udito perfetto, ricordi la nonna, proprio come lei. Ok, ora ho capito, Alina. Ok, andiamo, dobbiamo trovare delle batterie e io ho bisogno assolutamente del tuo aiuto. Lo tengo d'occhio. Senti, le cose sono cambiate qui. E qui che cosa è successo? Questo livello qui si è aggiornato e assomiglia più al precedente. Non c'è modo di passare qui. Credo che sia lì che dobbiamo andare, proprio qui. A quanto pare quella è la fine della mappa. Credo di sapere dov'è la prima batteria. Dove? Lì, la vedi in lontananza? Non vedo nulla. Ah sì, vedo, è là. Oh, preso. Ho trovato la prima batteria, ottimo. Dai Alina, ne abbiamo altre 3 da trovare. Brutto, ma dove sei sparita? Alina, ho controllato questa stanza, non ci sono batterie. Alina, sono bloccato, vai! Ascolta! Cavolo, ci è mancato poco! Bruno, sul serio, dobbiamo aprirla! Ah, giusto! Andiamo avanti, prima che l'amico verde ci senta! Abbassa la voce, silenzio, Bruno! Ok, eccoci, noi siamo nella sala grande. Non essere così rumoroso. Stai camminando troppo rumorosamente. Così. Ok, d'accordo. Camminerò il più silenziosamente possibile. Oh, Alina, guarda, è quello che ci serve. Non ci arrivo. Anch'io non ci arrivo. Senti, non è che puoi portarmi quella scaletta lì laggiù? Ah, ti capisco. Dai, sbrigati, non abbiamo molto tempo e abbiamo ancora tante batterie da trovare. Ok, grazie, ora io vado a prenderle. Dai, lascia che ci aiuti. Oh, cavolo. Mancato poco, ok. Alina, ho la batteria. Alina, cerca altre batterie. Ehi, testa verde, prova a prendermi. Ragazzi, credo che se ne sia andato. Ok, ragazze, Bruno l'ho addestrato, quindi il mio compito ora è trovare tutte le batterie rimaste. Ecco, ho la batteria, questo è l'importante. Ok, va bene, dobbiamo nasconderci. Questa è la mia scatola. Ragazzi, è il sosia di Alina di Button World. Accendi, che mi nasconderò sotto il divano. Ragazzi, da dove viene l'amico blu? E c'è anche l'amico verde. Ok, ora devo essere il più silenzioso possibile. Dobbiamo distrarli immediatamente. Oh, ho trovato. Se ne stanno andando, incredibile. Cavolo, c'è così poco spazio sotto quel divano. La scatola è molto più comoda per nascondersi. Ok, devo trovare ancora un'altra batteria. Ok, la batteria che ho buttato via deve essere qui da qualche parte. Wow, questa è la batteria che mi ha salvato la vita. Credo che qui ce ne debba essere ancora un'altra. Ma dove potrebbe essere? Oh, non sembra essere appesa al soffitto. E non ci sono nemmeno batterie su questi tavoli. Oh, una batteria.
Ma dove? Ah, eccola dov'è! Spero proprio che Alina abbia trovato la quarta batteria e così noi vinceremo il round! Funziona! Spero che Bruno arrivi presto! Cosa stai facendo, Bruno? Alina, guarda! Ho trovato il tuo sosia nel mondo dei bottoni! Non è possibile! Non è una cosa buona! Ok, ho due batterie che credo che ci saranno molto utili in questo momento. Ma dobbiamo trovarne un'altra ancora! Abbiamo già guardato dappertutto! Senti, c'è un posto che io e te abbiamo tralasciato. Si tratta del bagno! Non credo che abbia nascosto le batterie in bagno. Controlliamo altri posti. Sai cosa? Dobbiamo controllare i posti che non abbiamo ancora controllato. Non abbiamo mai controllato il bagno. E lì può esserci qualsiasi cosa. Quindi stai suggerendo di andare in bagno insieme adesso? Io te l'ho detto soltanto per salvare le nostre vite. Beh, andiamo. Bruno, mi stupirei se fossi davvero in bagno. Sarò scioccata, te lo dico. Guarda, io credo che tu ti sorprendi molto facilmente. Dai, facciamo semplicemente il nostro lavoro. Andiamo in bagno. Sto arrivando, ecco. Ah, io te l'avevo detto che era in bagno. Senti, andiamo a rimettere l'ultima batteria nel suo alloggiamento. Sì, andiamo. Questo è davvero sorprendente! Perché ti nascondi? C'è una gran puzza lì dentro! Se mi avessi lasciato entrare, avremmo potuto condividere la puzza insieme! Basta! Andiamo a rimettere la batteria al suo posto, per quella voce che ci controlla! Posizioniamo l'ultima batteria! Ha funzionato! Beh, che ne dici adesso, eh? Ehi! Le luci si sono di nuovo spente! Ah, questo è spaventoso! Guarda, non c'è bisogno di spegnere le luci prima di ogni nuovo round. È chiaro cosa dobbiamo fare. Forse così si aggiornano i turni. Ci siete quasi. Recuperate tutte le palline e vi lascerò andare. Ma fate attenzione, anche l'amico arancione è sveglio. Così, l'arancione è una catastrofe, Bruno, è un disastro. Alina, cosa può fare l'arancione? Ascolta, Bruno, nel gioco corre velocissimo seguendo una certa traiettoria, mettendo al tappeto chiunque le gambe sia a zero. È un tipo pericoloso. Ok, cercherò di stare più attento. Capisci? Si butta via a terra e basta, gioco finito. Ho capito, andiamo a cercare queste palline. Dobbiamo trovarne quattro. Bruno, è di nuovo qui. Ma lui sta sempre qui. Forza, Alina, dobbiamo trovare tre palline o quattro? Quante palline dobbiamo ancora trovare? Beh, quattro se non sbaglio. Quattro, giusto? Ah, penso di sì. Ok, andiamo. Ok, ora troviamo quelle palline in fretta e torniamo a casa insieme. Sì! Alina, stavolta non ci sono luci qui. Non va bene, non riusciremo a vedere l'amico giallo. Ascolta, riusciremo a vederlo. Tutto quello che devi fare ora è andare a prendere la torcia dal tuo inventario. Oh, funziona. Ecco, molto bene, Alina. Andiamo a cercare quelle palline. Senti, se hai qualcosa possiamo nasconderci qui. Questo corridoio è così lungo e buio. Senti, perché non controlli se c'è qualcuno? Dai, Alina, corri, 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 corri. Dai, dai. Cosa c'è? Niente. Ah, ecco cosa succede quando ti mando a controllare qualcosa. E io mi sono fidato di te. Alina, non urlare mai senza motivo, ok? Solo se siamo in pericolo. Ah, senti, forse... Non ci vado più, vai tu. Ok, entriamo nella scatola come abbiamo fatto l'ultima volta nella scena precedente. Guarda, è veramente scomodo. È comodo, Alina, è bello. Almeno siamo al sicuro qui. Bruno, credo che ci noterà comunque. E allora non farà nulla alla scatola. Beh, è vero, è vero. Apri le porte, Alina. Dai, Bruno, vieni dentro. È aperto lì? È aperto, è aperto. Ok, ora vado. Ok, va bene, cerchiamo ora quello che ci serve senza ulteriori indugi. Palline in particolare. Guarda, i nostri ragazzi sono qui, guarda qui. Oh, quello è Sam. Non sono Sam. Alina, guarda cosa ho trovato. Prendilo, prendilo, prendilo. Sei sicuro che sia quello che stiamo cercando? Guarda, cos'hai in mano adesso? Una pallina. Dobbiamo trovare una pallina. Significa che questo è ciò che ci serve. Ok, spero davvero che questo sia davvero ciò che ci serve. Senti, cosa c'è sotto i miei piedi? Bruno, nasconditi. È la traiettoria d'amico arancione. Dobbiamo nasconderci ovviamente. Forza.
forza, entra nella scatola presto e muoviti. Non abbiamo tempo per i tuoi, non c'è spazio, non c'è spazio. Arriva l'amico arancione. Deve essere il tizio arancione di cui tu parlavi. Dai, scendi. Andiamo, andiamo, Alina. Non c'è tempo. Guardati intorno con attenzione. E fai attenzione a questa linea gialla sul pavimento. L'hai vista? Avete visto quelle luci gialle? Sì, è la sua traiettoria. È così che corre. Sì, assicurati di non calpestarla. Ok. Alina, cerca una pallina. Dovrebbe essere colorata. È più o meno di queste dimensioni. Come questa qui? Proprio così. Vai a prenderla. Ho già un sacco di palline, Bruno. Questa è la seconda pallina, Alina. Andiamo, andiamo, dobbiamo andarcene da qui. Ci può essere solo un oggetto in ogni stanza. Perché non ci dividiamo? Secondo te, questo è il momento più adatto per dividerci? Beh, lo facciamo sempre, ok? Non facciamolo adesso. A me invece sembra che sia stupido dividersi. Dopotutto ci mettiamo in pericolo due volte. Beh, allora rimaniamo vicini. Va bene, e tu non allontanarti da me. Bruno, dai, apri tu, io guardo. C'è qualcuno? Alina! Non c'è nessuno! Ragazzi, venite con noi! Vedi delle palline? Vedi la traiettoria! No! Amico, dove possiamo trovare altre palline? Ascolta, hai qualche idea, Alina? Sto guardando questa strana traiettoria grigia e penso che si possa seguire con facilità! Ok, andiamo avanti! Sicuramente non ci sono palline! Magari andiamo a casa, no? Qui c'è un lucchetto! Ora capisco perché non possiamo scappare. A quanto pare si sbloccherà quando avremo trovato tutti gli oggetti. Ai. Ma tu l'hai messo qui? No, sicuramente non sono stato io. Quindi non sono sicuramente qui da... Ma possono apparire all'improvviso? Chi se ne frega come appaiono. L'importante è che abbiamo trovato già tre palline. Mettila qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Alina, forza, tieni il passo. Oh, guarda. Dai, sbrigati veloce! Hai visto? Oh, ci è mancato poco. Oh. Hai visto la sua faccia come nel gioco? Ha la faccia coccodrillo! Beh, così è l'amico arancione! Forza, dobbiamo portare queste tre palline sul tavolo! Sarebbe bello trovare la quarta! Senti, facciamo che alla quarta pallina ci penseremo dopo! Eccolo! E questo tizio sapeva che era vivo! Sì, è sempre stato qui! Non lo so, voglio starle vicina. Ok. Bruno, lo senti? Silenzio, non muoversi. Dobbiamo aspettare che se ne vada. E allora prenderò questa palla e finiamo la partita. Bruno, sembra che non voglia andarsene. Dovremmo inventarci qualcosa. Sei stata brava! Certo, prendi la tua scarpa da ginnastica, andiamo a prendere l'ultima palla e finiamo finalmente questo gioco! Ma non l'hai ancora presa! Forza, vai! Amico blu, posso prenderla? Uno, due, tre! La palla più importante è quella rossa! Congratulazioni! Ora correte! Dove dobbiamo correre? Dove dobbiamo andare? Forse lì dove c'era la porta con l'occhietto, dobbiamo correre lì. Credo che ora quella porta sia aperta. Forza, corriamo, usciamo. Forza, Alina. Eccola, la porta è aperta da questa parte. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ascolta, Alina. Abbiamo finito il gioco di Rainbow Friends! Ma sai una cosa? Mi piacerebbe vedere che cosa c'è all'interno dei Rainbow Friends! Sono stufa di loro ad essere cielo, sono stufa, sei sicuro? Sì, penso che sarebbe il video più bello di sempre se noi all'interno del video studiassimo cosa c'è all'interno dei Rainbow Friends, eh? Sono d'accordo, purché gli iscritti siano interessanti e se metteranno 100.000 mi piace.
piace. Ok. Ragazzi, se volete comunicarci che siete interessati a guardare il video "Cosa c'è dentro Rambo e Friends?", mettiamo insieme 100.000 like. Anch'io metterò il like. Poi io e Alina gireremo un video per scoprire cosa c'è dentro i Rambo e Friends.